Nel nostro giro per il mondo con i Liguri che vivono e lavorano lì, ci spostiamo questa mattina, arriviamo in Indonesia, Giacarta. Buongiorno a Daniel Vigone. Buongiorno, buongiorno Tiziana. Allora, quanti siete questa mattina? Un gruppo che diciamo dai colori vedo di tifosi sandoriani. Siamo una piccola rappresentanza della Indosamp, il club di tifosi sandoriani in Indonesia. Ma allora ci racconta un po' la storia di questa Indosamp, poi arriviamo anche alla sua, perché neanche farlo apposta, oggi tra l'altro la Sampdoria scende in campo con la regina per la Coppa Italia, quindi insomma non poteva esserci giornata migliore. Stavo parlando proprio di quello, di Antania, di Mana History Indosanto. Jadi, kita sudah mengikuti Sampdoria sejak era Paolo Mantovani di zaman era 90-an. Kemudian ketika itu era Sabda Oro, generasi emas Sampdoria. Sampdoria datang bermain dua kali di sini, di Jakarta dan di Medan. Kemudian ada program pengembangan pemain muda dengan yang bekerja sama dengan PSSI, itu yang membuat Sampdoria sangat berkarir di sini dan memiliki banyak fans loyal di Indonesia. Praticamente i ragazzi seguono la Sampdoria dall'epoca di Mantovani e hanno iniziato a seguire la Sampdoria dai tempi d'oro. All'epoca c'è stato un programma tra la Federazione Sampdoriana, scusi, la Federazione Indonesiana di calcio con la Sampdoria, una cooperazione in cui alcuni giocatori sono venuti dall'Indonesia a giocare nella rosa della Sampdoria a fare pratica. E da allora loro si sono appassionati ai colori, alla maglia della Sampdoria. Tanto da addirittura sposarsi con i colori della Sampdoria, è vero? Assolutamente sì. Ecco qua, abbiamo anche le foto che ci avete mandato. Ma com'è venuta l'idea di sposarsi, di fare gli inviti per il matrimonio con la Sampdoria dall'altra parte del mondo? Estus Antoso, Beliau seorang dari Sampdoria. È un ragazzo che si chiama Estu Santoso e ha deciso così, lui è talmente appassionato della Sampdoria che è diventata parte della sua vita e nel momento più importante della sua vita ha deciso di vestire i colori della Sampdoria. Ma senta Daniel, ma dopo tanti anni, come riesce a vivere questo gruppo, questo Indosamp, questo entusiasmo che non accenna a diminuire per i blu cerchiati? After many years, still have the enthusiasm to Sampdoria growing. No. Untuk kami saat ini selalu mau Sempre. sekali-kali kalah setiap pekan tidak ada masalah. Nonostante i risultati non siano sempre ottimali, l'entusiasmo c'è sempre. L'importante è trovarsi, seguire i colori della Samp insieme, anche se ci troviamo ad orari a volte proibitivi, perché a volte le partite sono alle 3 del mattino, alle 2, a mezzanotte. Raramente la Samp la vediamo in un orario normale, però fa sempre piacere ritrovarsi e tifare insieme. E difatti vi vedete tra l'altro nel vostro ristorante per mangiare un po' di pesto mentre si guarda la partita, è vero o Beh, certo, anche se gli orari sono quelli che sono, riusciamo lo stesso. Allora, tra l'altro stiamo vedendo anche delle immagini, Questa è di... una leggenda, qua in Indonesia lui è una leggenda. Esatto, poi magari doveva essere con noi anche oggi, lo sarà magari in una prossima volta. Ci racconta un po' chi è, perché fa parte anche lui, no? Dell'Indosamp. Tanto arriva un altro, è una festa stamattina. Arriva un'altra celebrità qua per noi e lui spesso viene a Genova, quindi è venuto a Bogliasco diverse volte e ha passato di mano la presidenza a Zaki per impegni di lavoro. Dicevamo della leggenda di Sì. Kundisan. Kurnia Sandi.
Sì, scusi la mia pronuncia, ecco. Sono passati tanti anni. Lui praticamente era nella rosa della Sampdoria nel 95-96 e adesso coopera con la nazionale indonesiana. Non può essere con noi oggi perché è fuori città, solo per quello. Però prossimamente, se avremo altre occasioni... Ma certo Daniel, perché lei ci ha fatto conoscere veramente, ora arrivo anche un po' a raccontare qualcosa anche di lei, però ci ha fatto conoscere veramente questo gruppo straordinario, tanto che lo dico anche ai nostri telespettatori, io avevo capito che fossero diciamo dei liguri sampdoriani che avessero creato questo gruppo di Indosamp. E quando ho capito diciamo con Daniel che invece erano indonesiani, sono veramente rimasta molto molto sorpresa, perché in questo giro per il mondo non mi era mai capitato. Prima di ritornare a Indosamp, ci racconta qualcosa di lei, insomma, da quanto vive lì a Giacarta, come si trova? Ma io vivo a Giacarta dal 2012, quando abbiamo aperto il ristorante, che lo abbiamo aperto nel 2013. E niente, Giacarta è una città caotica, complessa, c'è tantissima gente, ci sono... Giacarta e le città limitrofe hanno 25 milioni di abitanti, il traffico è uno dei peggiori del mondo, è la città che sta affondando più velocemente al mondo, ma nonostante questo direi che ci siamo trovati bene, perché c'è, come può constatare dall'amicizia che abbiamo fatto già con questi ragazzi, c'è molta umanità, che forse è la cosa più importante. Questo si vede anche nel suo sorriso, credo anche in una tranquillità indonesiana, no? Quando lei dice, ma è una città che sta affondando purtroppo, però ha un po' acquisito, credo, questa way of life diversa rispetto alla nostra, credo che sia una delle più grosse differenze. Forse ho acquisito la pazienza, mi hanno insegnato loro la pazienza, oltre a tante cose, perché loro conoscono a menadito tutte le vicende societarie, il mercato. Prima del collegamento stavamo parlando del mercato. E sono soddisfatti? Cosa ne pensano? What do you think about the market? Del mercato? Il mercato? Sebenarnya mercato sekarang ini sebenarnya sudah sering juga sampai yang ngalamin seperti ini. Jadi kita selalu optimis apapun manajemen yang bangkrut gitu, dan dengan keadaan seperti ini pun kita tetap optimis dengan pemain-pemain aset-aset yang kita punya sekarang. Oke, praticamente dice che siamo abituati a fare un mercato difficile ogni anno ormai, che però loro rimangono ottimisti del fatto che abbiamo un management dei manager capaci, che riescono, nonostante le poche risorse, a trovare dei giocatori adatti all'obiettivo della Samp, che penso che sia quella della salvezza, del rimanere in Serie A in questo momento. E in questo momento quali sono, diciamo, qual è il calciatore per loro preferito, quello che guardano meglio, o anche se sono soddisfatti di Giampaolo, insomma, ci fanno un po' di analisi, visto che stasera inizia la Coppa Italia. Quindi anche stasera... In realtà voi mangerete le trenette al pesto a che ora? La partita che ora è? Le 8:30? È alle 21:15 ora italiana. Più 5 ore, quindi verso le 2:30. Vabbè. Invece che la spaghettata di mezzanotte, le trenette delle 2. Allora dicevamo, Giampaolo, qual è il loro, non lo so, commento o anche il calciatore per loro preferito di questa stagione? Così poi ci salutiamo. And you're thinking about Giampaolo. Favorite player, Giampaolo. Mm-hmm. Bolesa? Yeah. Bolesa. My favorite player is Sabiri and Colli and Audero, of course. And Marco Giampaolo, I met him in Bogliasco 4 years ago. And I believe in him because he can combine between the veteran players and also the young potential players. Praticamente i suoi giocatori preferiti di Febri sono Colley, Sabiri e Audero, metà indonesiano ovviamente, ed è convinto, ha incontrato Giampaolo 4 anni fa a Bogliasco personalmente,
ed è convinto che lui possa tirare fuori il meglio da questi giocatori, perché riesce a mescolare gli anziani tra virgolette, ovviamente gli più esperti, con i giovani, e riesce a farli rendere al meglio. Quindi è molto confidente sull'operato di Giampaolo. Allora, intanto io per il momento la ringrazio, Daniel, ma credo che sarà solo il primo di tanti altri collegamenti, perché è veramente una storia bellissima. Poi i tempi in televisione sono sempre un po' stretti. Però se ci potete salutare, intanto in indonesiano, noi facciamo sempre così, no? Facciamo salutare nella lingua, diciamo, del posto, e fare quindi un augurio alla Sampdoria per questa stagione da parte di questi tifosi straordinari. Forse sono i tifosi più lontani, così veramente carichi. Anche insomma, per il nostro Maurizio Micheli, credo che sarà solo uno di moltissimi collegamenti che potrete fare. Tanto voi siete svegli, mangiate le trenette, quindi vi potete collegare anche con noi quando ci saranno le partite. Allora vi lascio salutare e augurare da parte loro, insomma, qualcosa per la Sampdoria in questa stagione. Ma loro hanno semplicemente una cosa da dire. Va bene, invece mi salutate con il saluto indonesiano? Va bene, saluto indonesiano, perché è base indonesia. Selamat Sampe Jumpa. Esatto, dua tiga. Sampe Jumpa. Vuol dire arrivederci. Sampe Jumpa, ciao. Allora, buone trenette questa notte alle 2. Ci sentiamo presto. Grazie mille, ciao!